Signori, buon pomeriggio a tutti. Oggi ci troviamo a Poggio Corese, una località molto vicina a quella che è poi la Salaria, direzione Passo Corese o Roma, ma nello stesso tempo comunque facente parte del comune di Scandriglia, che vediamo lì comunque sui monti. E l'immobile che andiamo a presentare praticamente è inserito all'interno di questo complesso residenziale, tutto perfettamente abitato in una località comunque comoda, come ripeto, perché vicino alla Salaria, ma nello stesso tempo comunque tutta completamente nuova. Qui possiamo notare i punti dove c'è, diciamo, un posto autoassegnato all'immobile e soprattutto al villino, che adesso insomma andiamo a presentare. Tolto il sole, qui possiamo vedere che specularmente ci parliamo di uno, che è questo qua davanti, il secondo, che praticamente è quello che adesso andremo a presentare oggetto di vendita, il terzo e il quarto comunque da quella parte di là. Quindi noi andiamo a presentare l'immobile interno attraverso queste scalinate che ci accompagnano direttamente poi subito sul prodotto. Andiamo a vedere, ecco, su questo piazzale, questo villino completamente nuovo di circa una novantina di metri quadrati, con l'ingresso completamente indipendente da questa parte qui che vedete è tutta completamente di proprietà. Lì sotto c'è una taverna che da queste scale vi si accede, dove loro attualmente hanno fatto una palestra, ma che tranquillamente potrebbe essere adibita a sala hobby. Questo potrebbe essere chiuso con l'ingresso direttamente poi sulla parte interna di proprietà esclusiva, che è poi la taverna. Adesso noi andiamo a presentare l'immobile per poi successivamente andare a scendere sotto per vedere, diciamo, questo valore aggiunto. Questo è un bel terrazzino qua davanti che ci offre poi, come vedete, tutta questa bella visuale in questa zona verde. E all'interno della proprietà entriamo attraverso questo portoncino blindato che ci accompagna su questo saloncino molto vivibile, di finitura anni 90, quindi impianti completamente in perfetto stato. Qui vediamo un camino, gli infissi, quelli qua sempre col doppio vetro in alluminio. Lì ci sono le predisposizioni comunque anche per i termosifoni. Un immobile che è stato completamente rifatto, imbiancato di sana pianta. E qui sotto possiamo vedere la cucina, che è un bel angoletto. Da questa parte vedete tutte quelle che sono poi le varie prese, con la prima finestra che dà l'affaccio sul pezzettino di giardino, che sulla parte retrostante a noi andiamo a vedere che, ecco, vi si accede attraverso questa porta finestra. Un giardino piccolino, pavimentato, che ovviamente se uno ha un cane, qualche situazione del genere, ha la possibilità di sfruttarlo appieno. Questo è un cancelletto che dalla parte esterna e dall'affaccio direttamente sulla strada. Eccolo qua. La caldaia completamente nuova, rimessa qualche tempo fa. E dopo aver visto questo sfoghetto esterno, ritorniamo sulla cucina ripercorrendola e poi andare ecco sul saloncino e ad accedere attraverso queste scale su quello che è poi il bagno e la prima camera da letto sfruttabile. Eccolo qui, il bagno con la vasca. Ripeto, un immobile in perfetto stato interno, anche qui infissi col doppio vetro, le porte sempre in buono stato. Un immobile ovviamente da venire a viverci, così io lo chiamo, insomma, perché bisogna portare i mobili e venirci a vivere, zero lavori da fare. Eccolo qui, qui c'è un'altra porta finestra che da questa camera da letto ci dà poi l'affaccio su questo bel balcone molto vivibile. Attenzione che non arriva fin alla fine di là, ma questo qui è il limite. Eccolo qui, quindi parliamo di questa loggetta che dà questo affaccio su quelli che poi sono i monti Sabini, vicino a quella che è poi la Salaria. Quindi parliamo di un ingresso sottostante con una piccola loggetta, saloncino, cucina, piccolo sfoghetto esterno, bagno e camera da letto. Saliamo al piano superiore e troviamo un'altra camera da letto, eccola qui, in questa mansarda, molto vivibile, con un armadio a muro. Eccolo qui, sempre ottimo per qualsiasi esigenza. Qui, riuscendo poi sul nostro vialetto d'ingresso, andiamo a visionare attraverso queste scalette
come vi dicevo precedentemente, quello che poi il nostro, la nostra parte di proprietà esclusiva, che come ripeto da quella scale potrebbe essere completamente recintata fino alla parte ed aprire diciamo una fessura all'interno da questa parte per rientrare poi sulla taverna, che attualmente è tutta perfettamente rifinita, come vedete, con questa che è la sala hobby. Eccola qua, vedete che qui comunque, ecco, c'è la palestra, che attualmente il proprietario la utilizza come e tale e per tale scopo. E qui poi, ecco, un ambiente adibito a sala musica, perfettamente sonorizzato. Signori, io attraverso e erroneamente, come detto precedentemente, vi do un appuntamento alle visite. Grazie, arrivederci.